spiegami. Oi, salve, siamo in un bellissimo studio qua, una radio, una web radio veramente di classe, devo dire. Unisound all'Università di Fisciano, di Salerno. Di Salerno? E niente, qua mi pare che debba essere intervistato, o no? Sì. Lei chi è? Io sono la speaker Cristina, e fra poco avrò piacere di ospitarti lì in studio per una intervista tu per tu con domande cattivissime. Certo, certo, noi siamo preparati. Sei a pronto? Tutto. Sì, sì, sì. E quindi... ci vediamo alle 14 in punto tra poco in studio con Tony Ponticello. E ci sentiamo. E ci sentiamo. Sentiamo principalmente. E questa era And Radio Plays. È con questo riferimento acceso che introduciamo qui negli studi di Unisound, devo dire con molto piacere e anche con molta curiosità, Tony Ponticello. Salve a tutti. Ciao Tony e benvenuto. Ciao Cristina. Davvero grazie per essere qui con noi oggi. Allora Tony, sei, che dire di te? Sei un artista sperimentale, un innovatore, un ideatore, un realizzatore anchorman di produzioni, programmi televisivi e radiofoniche. Sì. Ma prima di tutto io direi che sei un personaggio pubblico, un cittadino. Sì, 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 sono un cittadino del mondo, ma anche da diverso tempo, perché poi tutto sommato, cioè, me la cavo abbastanza bene con avendo raggiunto il 61esimo anniversario, e quindi dite. Sì, hai più, diciamo che sei conosciuto come Mr. Time, diciamolo dal subito. Dal 2006, con questa mia ultima penultima sperimentazione sul tempo, ho costruito questo prototipo di orologio multimediale interattivo, che è il primo sulla rete, visto da quando è entrata la multimedialità, non esisteva un modo per essere risposti alla domanda che ora è. Adesso c'è, basta domandare a Google che ora è. E Google risponde. In effetti Google dice che c'è Mr. Time, che praticamente rispondo risponde io. Mr. Time con il tuo video differente ogni minuto sì. Che ti informa sull'ora esatta. Dicevo che per chi invece è un radiofilo, un ascoltatore appassionato della radio, sa bene che Tony prima di tutto è una voce storica, proprio cofondatore di Radio Napoli, prima la prima radio pirata dell'Italia del Sud. Esatto, però facciamo un salto molto indietro, perché sì, dobbiamo tornare al 1975. 75, esatto. E quindi quando la radio non si poteva fare. Questa è una cosa, è una realtà alla quale gli ascoltatori di oggi non hanno proprio idea cosa significa, perché praticamente uno oggi accende una radio, 50.000 stazioni, addirittura oggi con il web è tutto web. Un altro discorso, ma già uno pensa, cioè, pensa quando le radio non si potevano addirittura fare, cioè esisteva solamente il monopolo della RAI e per l'Italia, fuori banda perlomeno a Napoli su 106 trasmetteva la radio americana, c'erano solamente due canali RAI e poi bello e buono a un certo punto, perlomeno nel sud Italia, spuntò un terzo canale che era la frequenza di 102 MHz di sì, Radio Napoli Prima. Sì, 102 MHz, Radio Napoli Prima, iniziò, come dicevi, nell'ormai lontano 1975, in un periodo assolutamente non fuori facile legge. Sì, per le emittenti radiofoniche private o libere, insomma, e quindi in tutta Italia se ne contavano sicuramente pochissime. Sì, guarda, all'inizio praticamente, perché la prima radio fu quella di Milano, Radio Milano International, sì, e noi così venimmo a sapere praticamente di questa possibilità, perché loro erano stati i primi a trasmettere, i primi a essere sequestrati, perché c'era il monopolio della RAI, questo, sì, e i primi a essere dissequestrati subito. Quindi praticamente c'era questo vuoto del costituzionale, per cui la libertà di espressione, dal sì, momento in cui esisteva il mezzo radiofonico, era un diritto di tutti i cittadini, e quindi praticamente perché non poter trasmettere sulle onde, in frequenza modulata della radio, e c'era il monopolio della RAI che era incostituzionale. Ovviamente questa è stata una battaglia storica, e alla fine l'abbiamo spuntata che in effetti avevamo ragione noi, il monopolio era incostituzionale, però cioè ce n'è voluto anche è passato di tempo, di sequestri, esatto, di sequestri e di interruzioni delle trasmissioni.
Sì, dopo parliamo anche di questo che è sicuramente sì. La parte, se vogliamo, più calda e più interessante, quella che incuriosisce di più i nostri radioascoltatori, che devo dire in queste ore ci hanno scritto molto per conoscere e sentire proprio dalla tua voce la storia di quegli anni. Dicevamo 1975, Radio Napoli prima, appena un anno prima, nel 74, era nata Radio Bologna, prima emittente locale bolognese, poi invece nel gennaio erano iniziate le trasmissioni di Radio Parma, a sud invece mancava un'emittente libera veramente. E allora fu così che due mesi più tardi, maggio 1975, fu fondata da te e da Nicola giornalista Muccillo. Rai Nicola Muccillo, Radio Napoli prima, giusto per il nome fu dato anche per dire per segnare l'inizio, l'inizio di una svolta. Che ricordi hai di quegli anni e soprattutto dello strano modo in cui eravate tra virgolette costretti a trasmettere mancando le tecnologie avanzate che chiaramente esistono oggi? Vabbè, diciamo che noi facciamo una radio diciamo stile americano, cioè il conduttore era anche il DJ, il tecnico e tutto, e quindi praticamente si occupava, era un anchorman, cioè praticamente sì. Era lui che manteneva l'attenzione, contemporaneamente cambiava i dischi, quindi la tecnologia era, avevamo un mixer veramente fatto autocostruito ma molto professionale, cioè avevo fatto apposta per avere preascolti su ogni canale, vabbè, questi sono scorsi tecnici, però e contemporaneamente ovviamente si parlava, si metteva la musica, si cambiavano i dischi, senza all'epoca non esistevano ancora i piatti con lo start istantaneo, erano ancora giradischi a cinghia e quindi bisognava sapere il solco dove far scendere la puntina e entrare a tempo sulla musica e contemporaneamente comunicare. Quindi devo dire che è bellissimo sentirti ricostruire proprio questi frammenti tecnici, no? Del fare radio all'epoca. Radio Napoli Prima è stata una radio vomerese nata proprio in via Cilea all'interno della casa di Muccini. Esatto, giusto? Esatto, perché all'inizio stavamo a casa di Nicola, anche cioè, non potevamo nemmeno troppo dire dove eravamo, perché ovviamente all'epoca. Infatti appena abbiamo dato un indirizzo che era dove abitavo io invece, e cioè, poi dopo sono risaliti a me, mi hanno pedinato e quindi quando hanno scoperto dove che facevamo la radio. Infatti all'epoca la censura era molto frequente, soprattutto per via, come dicevi prima, di un'errata interpretazione della legge da parte della Corte Costituzionale a proposito dell'articolo 21, quindi a favore delle radio libere. Quindi questa legge colpiva le piccole emittenti, anche quando poi in effetti non interferivano, no? Le loro frequenze con quelle del servizio pubblico. Tuttavia, insomma, questa censura era molto forte e difatti la polizia scoposte venne insomma a bussare anche a Radio Napoli Prima. No, solo a Radio Napoli Prima, in sud, a Napoli, chiaramente sì. Perché diciamo che all'epoca era discrezione del pretore, esisteva la pretura, per cui di ogni circoscrizione, il pretore era il primo che doveva interpretare in questi casi se secondo lui un vuoto costituzionale era effettivamente una... c'era un'incostituzionalità sì. O meno, per cui alcuni pretori sequestravano, altri no. A Napoli il pretore decise che bisognava sequestrare. E infatti la vostra radio finì sotto sequestro per ben due volte. Sì, perché noi ovviamente fummo sequestrati, poi subito dopo il nostro sequestro, anzi contemporaneamente al nostro sequestro, nel frattempo era uscita anche un'altra radio, che però trasmetteva da Barra, Napoli, Barra e dall'altra parte, un'altra pretura, per cui il pretore di Barra non sequestrò. Lasciò fare. Noi fummo i primi a essere sequestrati, gli unici, poi uscirono altre radio, anche noi ovviamente, che non furono sequestrate, anche noi a questo punto ricomprammo altro trasmettitore, altre apparecchiature e più conosciuti di prima avete ripreso. Uscimo. E quindi poi alla fine vennero a sequestrare tutti quanti, però noi eravamo stati già avvertiti perché si era creato ormai, guarda che Toni che stanno sequestrando tutte le radio a Napoli, sì. E quindi poi vennero anche da lui, ma noi eravamo sotto sequestro già una prima volta, però non ci trovarono che trasmettevamo.
Perché avevamo... Quindi una delle due volte, se capisco bene, è stato in diretta proprio? Sì, proprio immaginati, io sono in questo studio bellissimo, all'epoca ero in una stanza, tra l'altro si può vedere la foto che avete pubblicato, sì. Quella era lo studio. Qui sulla nostra bacheca Facebook, per c'era... chi si collega in questo ecco, momento. Io ero seduto proprio lì, proprio in quel momento stavo cambiando i dischi, e bello e buono si apre la porta a sinistra, dove di solito entrava perché all'epoca avevamo diversi collaboratori, che mi doveva dare il cambio. Si apre la porta, trovo un carabiniere con un mitra, mi fa segno con la mano di spegnere. Anche io in diretta dico, ragazzi, qua c'è un carabiniere con un mitra che mi sta dicendo di spegnere. Io adesso spengo, ma voi restate attaccati in ascolto. E quindi poi dopo diciamo la cosa fu seguita, uscirono altri sui giornali. Sì, articoli che ancora oggi è possibile consultare. Io facendo un po' di ricerche prima di questa intervista ho letto un bel po' e devo dire che è stato davvero emozionante proprio, devo dire, leggere di quelle storie e pensarti lì in quel momento ad essere protagonista di tutte quelle vicende. Il tuo collega Muccillo, fondatore insieme a te dell'emittente, ha dichiarato: devo dire che con Tony riuscimmo nel nostro intento di creare unità, tanto che la nostra emittente era seguita da giovani sia di destra che di sinistra. Sì, sì, nella seconda fase, cioè noi allargammo ovviamente tutto, perché all'inizio la radio trasmetteva principalmente musica, c'era tanta di quella musica da trasmettere, eravamo nel 75, quindi dal 60 al 75, musica che non si ascoltava all'epoca, quindi una discreta discoteca avevamo, e poi ci aprimmo e poi quando finalmente, cioè quando fummo sequestrati, allora poi la seconda volta che siamo usciti abbiamo detto, vabbè, a questo punto... ci apriamo, avevamo il tempo e la voglia di aprirci a tutti, quindi potevano... Quindi una radio aperta. Sì, sì, ognuno aveva il suo spazio, lo poteva chiedere e ovviamente gestire. Veniva in studio, c'era uno spazio donna, uno spazio per l'arte, uno spazio per anche per, diciamo... vari personaggi politici che venivano, ovviamente la cosa era sempre coordinata da noi. Per esempio, noi qua adesso stiamo parlando da un sacco di tempo, cioè secondo me un po' di musica la vogliamo. Certo, adesso la lanciamo sicuramente. Io però, prima di lanciare la musica, un pezzo che ti piacerà sicuramente, anche perché ha aperto questa puntata, quello dei CCP, volevo chiederti un'ultima curiosità. Oltre alla musica mi avete detto che Radio Napoli prima mi avete detto che trasmetteva anche informazioni, dibattiti, cronaca, approfondimenti, cinema. Abbiamo due notiziari al giorno. Sì. Uno in diretta alle ore 13 curato dal quotidiano dei lavoratori e la sera invece avevamo un collegamento con la redazione napoletana di Paese Sera che si era appena insediata a Napoli e che anticipava le notizie che avrebbe pubblicato per quanto riguarda la cronaca cittadina sul giornale, quindi già un'anticipazione di quello che oggi si fa normalmente in televisione, no? Infatti, che si dà lettura dei giornali, noi anticipavamo le notizie del giornale. Sì, e poi la vostra era anche una delle prime voci libere che usava collegarsi via telefono con le redazioni dei quotidiani per commentare le notizie con i giornalisti di quelle testate, naturalmente per gli approfondimenti di varia umanità, no? Sì, 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 e poi avevamo anche delle rubriche, tematiche, per esempio, ma anche curate da personaggi, diciamo una rubrica di cinema curata da Mario Franco, una rubrica di arte curata da Lucio Amelio, una rubrica di psicologia, l'unica cosa che non facevamo erano le ricette, perché praticamente invece all'inizio delle radio, quando uscirono le radio, c'era questo fatto che praticamente ognuno doveva dire la ricetta, che cosa che oggi vedi anche in televisione, cioè c'è questo fatto che devono tutti quanti cucinare e dire questo. E poi un altro fatto è che avevamo questo collegamento con gli ascoltatori in diretta, cioè loro potevano intervenire e anche potevano anche venire in radio a fare una trasmissione con noi, però una cosa che non facevamo, anzi era proibito proprio a chiunque, era le dediche, perché le prime radio sono nate su questo fatto incredibile, radio dedica.
Da lui non si poteva fare. Era una radio antagonista anche per questo, devo dire, quella di Tony. Bene, la chiamavi prima e quindi adesso la lanciamo. Era in the Radio Place, sono i CCCP e ce l'ascoltiamo adesso. Ok. Entriamo in studio qui a Unisound Web Radio in compagnia di Tony Ponticello, che è venuto a trovarci qui a Salerno da Procida, e devo dire che siamo davvero tutti molto contenti. Ti ringrazio, vengo da Procida perché da un po' di tempo la mia, diciamo, preferisco stare a Procida che non a Napoli, quindi mi sono spostato. Ti sei spostato in una città altrettanto, devo dire, solare. Non so, quindi molto più piccolina, ma più tranquilla forse. Certo, io volevo ricordare per tutti coloro che ci stanno ascoltando i nostri contatti per intervenire in diretta con sms o mail, quindi la nostra mail è diretta@webradio.it, il nostro contatto invece per gli sms in diretta è il 320 7406 100. Qui in studio intanto ci stanno tenendo compagnia anche le telecamere della Web TV in giro per voi TV, che è la Web TV del Bodeghero. E salutiamo quindi Daniele Caramagna, che è qui per noi questa mattina e ci sta facendo un po' di riprese da tutti i lati, no Tony? Sì, sì, chissà che combina. Siete bellissimi. Ciao Daniele, benvenuto. Ciao, grazie. Allora, Tony, continuiamo questa piacevole intervista con te. Intanto nella pausa mi dicevi un'altra cosa a proposito sempre della tua esperienza radiofonica. Sei stato anchorman dall'89 al 94 di Radio Med. Radio Mediterranea. Mediterranea, sempre a Napoli. Sì, 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 sì. Quindi un'altra a distanza di anni, le radio ormai era un dato di fatto, sì. Quindi praticamente e una radio commerciale, però comunque che aveva un'attenzione alla selezione musicale, quindi praticamente non esclusivamente intrattenimento come si fa di solito, come la maggior parte delle radio, ma anche una forma di intrattenimento culturale. Quindi con selezioni musicali non convenzionali anche. Sì. Questa è un'altra parentesi radiofonica, sì, ma la tua insomma storia di vita non è solo fatta di voce, di radio, quindi di parola parlata, ma anche naturalmente soprattutto di musica. Infatti sei un performer musicale, sì, tu davvero la musica, devo dire che la formi e la trasformi un po', la plasmi. Io ti ho ascoltato, ho avuto il piacere di ascoltarti quest'estate qui nelle vicinanze e devo dire che quella sera, quella notte con te abbiamo ascoltato proprio ad una performance sperimentale, retro contemporanea, cioè la particolarità è che io faccio il DJ da quando ero un ragazzo, sì. e non è che poi l'ho continuato a fare sempre, per cui praticamente la mia passione per la musica, cioè diciamo che fondamentale. Cioè, possiamo dire che sei l'unico DJ, no? Ancora, storico, ancora attivo, cioè, ma non attivo che ogni tanto, no, è costantemente. No, continui a fare serata. Dalla fine degli anni 60 a oggi io ho fatto ballare in discoteche, per radio, in eventi, tutte le varie generazioni che seguivo, quindi diciamo che oggi la mia platea me la trovo anche, possono essere persone over 50, ma anche under 18, perché io seguendo la musica oggi, la musica è cambiata, quindi è inutile dire. Però, la musica è cambiata in che senso? La musica è cambiata in molti sensi, anche da un punto di vista tecnologico, oggi la musica è possibile realizzarla anche per gioco. Diciamo che all'inizio invece sì, il gioco ci deve essere sempre quando si fanno fatti creativi, però poi c'è una professione, per cui c'è qualcuno che sceglie di farlo per professione, scegliere come scelta di vita. Oggi io dire che sono un disc jockey è praticamente, preferisco a dire volte non dirlo, perché qua tutti sono DJ oggi. La possibilità di il divertimento di selezionare musica, far ballare gli amici, ormai è un dominio di tutti, anche a parte il discorso che oggi la musica, insomma, io sono anche un collezionista, per cui praticamente negli anni ho accumulato un grande collezionista. E mi piace
diciamo, gratificare l'artista che ha composto le musiche comprando il suo disco, cioè lo apprezzo, lo voglio leggere anche le note di copertina, diciamo che il file MP3 a me non mi soddisfa, cioè certo. Nel senso, io voglio anche l'oggetto, voglio avere vuoi una... leggere proprio anche l'artista, esatto, quindi l'autore, esatto, di quella, esatto, musica. E quindi, cioè, questo ha un costo però, ovviamente, certo. Quindi negli anni è un investimento, perché poi io lo faccio anche di mestiere, per cui praticamente mi diverto, faccio una cosa che mi diverte, ma così ho fatto un po' tutto. La musica ti diverte, questa è una bellissima citazione che io farei passare alla storia. Con la musica sto benissimo. E infatti farai stare benissimo anche noi questa sera al Bodeghero di Fisciano, quando si farà una festa in onore chiaramente di Jimi Hendrix, certo, più grande chitarrista di tutti i tempi, che proprio ieri, insomma, ha festeggiato il suo compleanno. Abbiamo festeggiato chiaramente il suo compleanno. E tu sappia, cioè noi sappiamo, Tony, che tu eri a Londra quando fu lanciato Jimi Hendrix. Beh, diciamo che ero a Londra nel 69, Jimi Hendrix era stato già lanciato, io l'avevo conosciuto, cioè come per, diciamo che le informazioni all'epoca non è che uno le può, cioè uno deve fare un attimo un salto anche di coordinate, cioè le informazioni dell'epoca, specialmente anche quelle musicali, che era non viaggiavano così velocemente come oggi, cioè bisognava essere informati con riviste, certo, cercando di ascoltare radio che venivano in AM, che venivano pure per ascoltare le novità, per cui poi diciamo che nel 67-68 cioè, c'è stata una volta in cui qualcuno mi ha detto: ma tu conosci Jimi Hendrix? Ho detto no. Ah, e allora mo te lo faccio ascoltare. Anzi, dice, mo ci andiamo a casa mia e ci mangiamo pure un bounty. Io faccio un bounty. Ah, dice, non sai nemmeno che cos'è il bounty. Ah, allora perfetto, mo ci compriamo i bounty. E io così in una sera ho scoperto Jimi Hendrix e il bounty che a me piaceva non conoscevo. Per cui, diciamo, era il 68 poi. A Londra sono stato nel 69, ma ormai Jimi Hendrix era abbastanza noto. E poi già l'unica sfortuna è che all'epoca stava in America, perché aveva appena terminato il Woodstock americano, e quindi diciamo che mi è passato per Londra così, velocemente. Bene, quindi questa sera festeggeremo appunto Jimi Hendrix al Bodeghero di Fisciano. Che cosa succederà? Che cosa, insomma, ci farai ascoltare? In che modo, insomma, ci farai rivivere? Io cercherò di fare un esperimento. Io sono un artista anche sperimentale principalmente. Sì. Cercherò di fare, anche perché, diciamo, ho fatto radio e quando si fa radio uno immagina un pubblico ipotetico che sta facendo qualsiasi cosa, cioè tu non lo puoi immaginare. E invece io farò una radio in diretta, diciamo, simulando, cioè non la faccio solamente per quelli che stanno lì, anche perché il locale poi funziona anche a stanze, per cui io non vedrò con chi sto comunicando, te lo potrò immaginare, e cercherò di ricostruire quello che era il tappeto sonoro del periodo di Jimi Hendrix, perché oggi uno con internet, con YouTube può accedere a tutto il materiale che è disponibile, però cronologicamente si salta da un'epoca a un'altra, e quindi ascoltare Jimi Hendrix in mezzo a musica che è venuta dopo Jimi Hendrix, e quindi diciamo si può perdere un attimo la valenza, certo. Allora io cercherò prima cosa di costruire un tappeto di quello che era all'epoca, effettivamente, cioè anche le selezioni dell'epoca, perché all'epoca già ero un DJ, quindi praticamente si ascoltava certa musica, poi a un certo punto arrivò la musica di Jimi Hendrix, quindi io cercherò di ricostruire un attimo l'atmosfera sonica dell'epoca, sì, con le selezioni che si facevano, e poi dopo in una seconda fase cercherò di attualizzare con la musica di oggi, che ovviamente è altra, è cambiata, però Jimi Hendrix è ancora attuale, certo, cioè è sempre attuale, come ogni grande artista lo è.
Benissimo, devo dire che questa chiacchierata con te io la farei continuare per un'altra ora qui sulle web frequenze di Unisound, se non fosse per il palinsesto che invece, come tu mi insegni, oggi è molto cadenzato e anche molto ben scandito. All'epoca non c'erano scalette, no? Ah no, no, noi andavamo proprio free, cioè la mattina, questo è un altro aneddoto divertente, perché per esempio 1975, fine 75, inizio 76, vado in radio un giorno, avevamo tutta la discoteca dietro, ognuno sceglieva quello che voleva mettere al momento e quindi parlava, improvvisava, diceva, si preparava delle cose, ma tutto free. E un giorno entro in radio e sento della musica che non avevo mai sentito, nuova, però una bella atmosfera. Entro e faccio, ehi ragazzi, ma chi è sta roba? Ma fanno dire, ma è arrivato, è Bob Marley. Ed era il primo disco di Bob Marley che da quel giorno noi lo mettevamo, cioè proprio bruciavamo, cioè mettevamo la facciata A, la facciata B in continuazione, sempre, cioè questo lo devono conoscere. Era Bob Marley. Ed è con lui che chiuderemo, te lo anticipo, questa tua intervista, così ti facciamo un regalo. Che dire, allora Tony, grazie per essere stato con noi, l'appuntamento con tutti gli ascoltatori e naturalmente con anche tutta la redazione di Unisound, e questa sera a Fisciano al Bodeghero ci saranno anche le telecamere e quindi l'occhio acceso della web tv del Bodeghero, quindi con Daniele Caramagna che salutiamo e ringraziamo per essere stato con noi, e quindi le telecamere di In Giro per Voi TV che seguiranno la tua diretta. E poi volevo dire, vai, una cosa, ma organizziamo anche il compleanno di Bob Marley a questo punto. Io ogni anno festeggio quello di Bob Marley, quello di Jimi Hendrix, cioè indipendentemente dove sono, c'è un giorno, anche perché poi io frequento molti locali, molte cose, cioè dove, per cui il giorno di Jimi Hendrix io entro là, necessariamente devo festeggiare dove sto festeggio. Festeggiare in un certo modo, devo dire, con te. Benissimo, allora stasera festeggeremo con te, con Daniele e con chi insomma vorrà essere con noi. Sì, al Bodeghero di Fisciano, vi ricordiamo, appuntamento a partire dalle ore 20. Ma guarda, è la serata. A partire dalle 21.30, diciamo. Dalle 21.30, siamo lì. Sì, siamo lì per ascoltare e divertirci insieme. Sì, esatto. Tony, davvero grazie davvero e speriamo di risentirti e ritrovarti presto, magari nelle prossime settimane, sempre qui negli studi di Unisound dall'Università di Salerno, per ascoltare le tue storie. Ah, sì. E ascoltarci anche insieme a te. Va bene. Ok, grazie a Mattia Barra e regia. Adesso ci ascoltiamo proprio lui, Bob Marley.